Non mordo, eh. No. Mister, buonasera, sono al microfono. Allora, innanzitutto ci dice come sta Vardy, che è successo nel pre-gara? Si è bloccato, diciamo, si è contratto la schiena, quindi abbiamo dovuto rinunciare. Poi, tante variazioni, ce l'aveva detto nella vigilia, è soddisfatto delle risposte che ha avuto dai giocatori impiegati, dai rendimenti della squadra, soprattutto nel secondo tempo, quando a un certo punto il progetto giustamente appressato per cercare di trovare un modo di appare. Al primo tempo credo che abbiamo fatto molto bene, nonostante 5 cambi più il portiere. Però è chiaro che nel secondo tempo, proprio perché alcuni ragazzi era un po' che non giocavano, abbiamo avuto una flessione e in più già dall'inizio del secondo tempo Krajnić non stava tanto bene e mi ha chiesto il cambio, Kragl mi ha chiesto il cambio, in più ho sostituito Mopulu che in quel momento era nervoso, era stato già ammonito, avevo paura che potesse essere espulso, prendere un'altra ammonizione, avevo fatto già un cambio e poi mi hanno chiesto altri cambi. Quindi la flessione è stata anche perché questi ragazzi era un po' che non giocavano. Nel secondo tempo c'è stato un calo, però abbiamo fatto un primo tempo importante, sullo 0-0 già ai primi minuti avevamo avuto un paio di occasioni e poi il primo tempo credo che sia stato ottimo anche perché abbiamo concesso, diciamo, non molto al Perugia, sono resi pericolosi in qualche calcio piazzato, complessivamente penso che sia un risultato meritato. Se voi pensate che dobbiamo vincere sempre, non siamo, ci sono campi difficili come questo, abbiamo giocato col Perugia che è nelle prime posizioni di classifica, abbiamo fatto una partita importante, credo il pareggio in campi così difficili non è un risultato da buttare, quindi noi possiamo guardare solo al nostro cammino, quindi cerchiamo di continuare su questa strada, credo che non ci possiamo lamentare perché insomma abbiamo fatto, mi sembra, di ritorno 7 partite, qualcosa come 14 punti, insomma non sono poi così pochini. Se poi non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo pensare che ovunque andiamo e vinciamo, che sono passeggiate, sbagliamo. Ecco. Mister, voi siete primi e Perugia è ottavo. Avete 12 punti di Perugia, però Perugia ha preso nel doppio confronto 4 punti su 6. È una caratteristica di questa pazza serie di quest'anno oppure i dati, i numeri riflettono qualcosa? La Serie B è un campionato difficile, credo che all'inizio noi abbiamo avuto dei problemi e credo che dobbiamo anzi ringraziare quella sconfitta perché da allora siamo partiti, ecco, perché ci ha fatto capire, anche se è stata una sconfitta immeritata, se andiamo, ricordo molto bene quella partita, però credo che ci ha dato anche la possibilità di riflettere bene e di cambiare atteggiamento dal punto di vista caratteriale nell'approcciarci di nuovo a un campionato di B dopo la retrocessione. Quindi è stata un po' dura all'inizio, per cui il fatto che abbiano preso 4 punti con noi non è un problema, il problema è che ci hanno dato la sveglia, quindi li ringraziamo per questo. Un aspetto che a me conforta molto, anche nei momenti in cui Perugia ha premuto molto, io ho visto una squadra che mentalmente sapeva quello che stava facendo, cioè ha messo in campo una freddezza, una lucidità anche nei momenti di tensione, e questo secondo me è un fattore che in questa fase molto calda del campionato può essere un anno in più, perché insomma c'è questa lucidità, questa attenzione che in anni passati i 20 presidenti non avevano. No, è una crescita dal punto di vista caratteriale da parte dei ragazzi che sappiamo come muoversi nelle due fasi di gioco, anche quando difendiamo lo facciamo con ordine, tanto che nonostante avessero attaccato nel secondo tempo e che hanno preso gol al 15°, mi sembra ovvio che poi si devono buttare in avanti con più uomini per cercare di rimediare, però credo che la squadra su azione ha rischiato poco, ecco, quindi da questo punto di vista c'è una crescita importante. E credo che lo dimostra il fatto che abbiamo cambiato 6 elementi dalla partita scorsa e non si è notato, quindi da questo solo quel tipo di flessione che c'è stata nel secondo tempo per purtroppo di alcuni ragazzi che hanno avuto dei problemi. Ma no,
non l'ho visto, sinceramente non l'ho visto, non posso giudicare, non ho visto le immagini, ma credo che c'è qualcosa da recriminare abbiamo anche noi, quindi lasciamo stare, meglio evitare soffermarci su queste cose. Altre domande? Grazie. Francisco?